sulle corna, quindi può essere un'annata un po' negativa. La sessione che fa tante monetine, cioè le cintine, ecco, tu pensi che ogni cintina possa essere una moneta, ma se ne fa parecchio vuol dire che ti possa portare bene tanti soldi. E di seconda cosa, fa solo una lingua. Fa solo una lingua. La cintina ne vedo abbastanza. Voi cosa possiamo dire? Una volta quando il fuoco stava per finire, tutti i bimbi si prendevano una mano e si facevano il giro tondo per il fuoco. Però lo facciamo dopo, quando sta per finire. Voi, c'era, che quando il fuoco sta per terminare, che c'erano le braccia, si dice che le ragazzine, c'era il detto che se riuscivano a saltare il fuoco, facevano le feste più grosse. Io ho trovato scritto così. Avete visto che è un po' l'arte, cioè dal collezionismo colleziono un po'
quindi tanti mi conoscono, chi non mi conosce è piacere che sia venuto e la ringrazio. Presento Daniele Rossi, l'autore del libro Romagna Contadina, il quale l'ho invitato con piacere perché gli dovevo chiedere perché l'hai fatto, come l'hai fatto, da dove è saltata fuori st'idea e poi tutto quello che ritieni giusto raccontarci riguardo a questo libro. Quindi ti lascio la parola, questo è Daniele Rossi. Io Luigi ti ringrazio innanzitutto per avermi invitato, tu romagnolissimo, romagnolo doc che mi ha invitato in, insomma, in questa stanza piena di oggetti che poi un giorno verrò con calma perché è pieno di oggetti che, devo dire la verità, non conosco tutti. Non li conosco tutti. Sì, sì, dai. Quindi tu mi hai chiesto perché... perché l'ho fatto, perché ho scritto un libro, effettivamente sì, ho 31 anni, 31 anni e iniziare a scrivere un libro su uno spaccato di storia così che non ho vissuto, insomma, l'ho vissuto con i libri, con i racconti dei nonni, con i racconti delle persone che quotidianamente incontro per lavoro, che sono gli agricoltori un po' di questa terra. E diciamo di qui la voglia e il pensiero, la voglia soprattutto di scrivere una cosa di questo tipo. Non è nato per essere un libro, adesso l'ho detto anche qualche minuto fa con alcuni amici, è nata come una ricerca personale. Una sfida. Volevo mettere insieme un po' di racconti dei miei nonni, volevo mettere insieme un po' di cose che avevo sentito dire in campagna e volevo soprattutto ricollegare il tutto e dare la risposta a molte abitudini che si trovano in campagna, alle quali senza sapere un po' la storia non si riesce a dare una risposta, insomma ci sono tantissime abitudini in campagna che non le capisci senza sapere da dove veniamo, senza sapere da dove vengono gli agricoltori che vivono questa terra e via dicendo. Quindi è un libro che nasce un po' con dei ricordi personali, perché insomma, ho 30 anni però mi ricordo da piccolino si facevano ancora alcune pratiche, alcune cose che le reputo tipiche dell'agricoltura del passato, perché in 10 anni l'agricoltura ha cambiato veramente faccia, un po' la tecnologia, la meccanizzazione, l'arrivo di molti giovani e via dicendo. Quindi nasce con dei ricordi personali e nasce, ed è la prima cosa che c'è nel libro, con un ricordo personale, soprattutto che è la stagnatura dei pini. Io mi ricordo a casa mia, prima della vendemmia, si utilizzava il tino di legno e si metteva a stagnare il tino giorni e giorni per chiudere le fessure che si erano create dall'anno precedente. Quindi io piccolino mi piaceva mettere la testa nel tino, si sentiva questo odore misto di polvere, vino e legno bagnato dell'anno precedente e mi sembrava una cosa quasi magica, perché era proprio l'acqua che faceva sì che non si perdesse neanche un goccio di vino, quindi era insomma una cosa. E quindi il libro nasce un po' così, è una sfida personale. Poi c'è chi mi ha spinto, la mia compagna che poi è anche addetto stampa, moralizzatrice, cassiera e via dicendo, che mi ha spinto a cercare un editore. Io non sapevo neanche cosa volesse dire cercare un editore, mi sono messo a spedire mail a destra e a sinistra finché un giorno uno mi rispose, mi chiama e mi dice ci porti un manoscritto e sparisce per 3 mesi. Io penso sì, voilà, io volevo pubblicare un libro, ma chi sono? Dopo 3 mesi si fa vivo l'editore che mi dice lei Rossi ha fatto un bel lavoro, allora pubblichiamo sto libro. Quindi e come nasce il libro? Nasce più o meno così,
e subito dopo tutta la fatica nel rimettere in piedi un lavoro che nasce come una cosa personale e deve diventare un libro. Tanto che è una cosa personale, possiamo anche ridere e scherzare, possiamo non segnarci le fonti, non scriversi la bibliografia, prendere delle foto trovate anche brutalmente su internet, poi quando deve diventare un libro le cose si fanno serie, quindi la fatica l'ho quasi riscritto un libro. E cosa dire? Perché la Romagna? Innanzitutto perché è la terra dove vivo, dove lavoro, e perché non Emilia-Romagna soprattutto? Perché sono due cose, nonostante la regione Emilia-Romagna sia una regione amministrativa, sono due regioni storiche e linguistiche diverse. Non c'è niente, Romagna deriva da Romagna, che significa derivante dall'impero romano, e ci sono delle storie differenti, insomma, la Romagna per secoli sotto la repressione dello Stato Pontificio, l'Emilia è un'altra storia, insomma, i Ducati e via dicendo, quindi terre diverse. Se pensiamo anche solo al cibo, l'Emilia il grasso, la Romagna l'olio, il grasso è il condimento nordico per eccellenza, in Romagna il pesce crudo, insomma queste cose qua. E quindi Romagna è influenzata diciamo dall'Italia centrale, se pensiamo anche alla piadina, tanto simile ai pani medio orientali, capiamo la differenza tra le due regioni, che sono due regioni storiche. E così, insomma. Per andare al libro, il libro l'ho organizzato un pochino in questa maniera. Innanzitutto tratta uno spaccato di storia relativamente breve, perché sul libro si parla del Novecento. Parlo del Novecento innanzitutto perché non sono uno storico e non me la sentivo d'andare indietro. Parlo del Novecento perché io ho reputato il periodo di storia che più ha influito a come siamo oggi. Tutti i cambiamenti del Novecento, se pensiamo in campagna, la fine della mezzadria e lo stravolgimento che hanno creato le guerre mondiali e la ripresa della guerra mondiale, tante delle cose così come le abbiamo oggi vengono dal Novecento. Questo non vuol dire che non vengano dall'Ottocento, però insomma, mi sono sentito di trattare uno spaccato di storia più o meno di questo tipo. Le rivendicazioni dei contadini, e compreso il capitolo diciamo importante che ha scritto la mezzadria, così come il bracciantato nelle nostre zone. E poi Luigi, se vuoi fare due appunti sulla mezzadria, no, cioè, magari l'hai vissuta. Cioè, secondo me nel libro è un libro un po' più completo rispetto a tutti gli altri che trattano la storia contadina. Qui c'è proprio quel periodo che ho vissuto anch'io, dal dopoguerra fino alle lotte sindacali avere la superare la mezzadria e passare. Sì, uno stravolgimento anche dal punto di vista politico, sì. No? Perché adesso qualche giovane lo vede, magari non sa che c'è la mezzadria. Sapete tutti, no? La mezzadria. Sì, e superare una cosa che insomma veniva da secoli, che aveva sempre era sempre riuscita a sopravvivere, e secondo me è significato uno stravolgimento della campagna, no? La mezzadria era riuscita a sopravvivere. Mi sono chiesto anche perché la mezzadria, che diciamo era un intreccio di obblighi difficili verso il padrone, una cosa insomma che non è che facesse poi saltare di gioia, no? Poi magari i braccianti erano messi ancora peggio perché loro non avevano
faticavano a trovare lavoro e combatterono con una disoccupazione storica, però insomma la mezzadria di fatto è durata dal Medioevo. Mi sono dato la risposta che in epoche di ristrettezze economiche di un certo livello, insomma, c'era poco di tutto, la mezzadria forse garantiva la sussistenza e per gli agricoltori probabilmente era già qualcosa, perché la domanda che mi sono fatta è questa, insomma, dal Medioevo è andata avanti e insomma, per finire sono dovuti arrivare gli anni 80, la risposta che mi sono dato è stata questa. Poi il bracciantato, ho parlato anche del bracciantato, se la mezzadria era questo, il bracciantato era un annoso problema, un infinito problema di disoccupazione alla quale hanno cercato di risolvere in vari modi e se penso, quando abbiamo detto, uno stravolgimento un po' delle leggi, la politica, via dicendo, anche questo, insomma, se pensiamo nel 1950 venne fatta la legge Stralcio. Che cos'era la legge Stralcio? Siccome i braccianti venivano da infiniti problemi di disoccupazione, la legge Stralcio era una sorta di prelievo, forse non è la parola più corretta, dei terreni ai grandi imprenditori per darli ai piccoli, ai braccianti disoccupati, a renderli piccoli imprenditori. Una legge che nel 1950, sotto il governo De Gasperi, pare, sotto il governo De Gasperi, che fece una cosa di questo tipo. Quindi esproprio. È uno esproprio, ecco, non è un prelievo, un esproprio. Esproprio coatto che dava terreni ai braccianti e li rendeva piccoli proprietari. Se, diciamo, pensata oggi una cosa così, è veramente... Cioè, questo è un altro periodo storico, dove probabilmente c'era un interventismo politico e il peso dei sindacati che oggi non c'è più. Adesso, senza addentrarsi in maniera specifica, questo è sicuro. E poi, quindi tutto l'aspetto sociale, l'aspetto politico, sindacati, lotte contadine, e poi il libro prosegue con i lavori agricoli più importanti, diciamo, spiegati anche dal punto di vista tecnico come venivano fatti e come vengono fatti oggi, con delle parentesi. Non è solo un libro che parla di agricoltura, insomma, è un libro che parla di un territorio, perché è comunque un territorio agricolo dove in maniera predominante si fa agricoltura e quindi insomma per la maggior parte si parla di agricoltura, ma si parla di un territorio perché si parla di tradizioni popolari, si parla di cooperazione, si parla di un territorio. Cooperazione, ho detto cooperazione, ci lavoro in una cooperativa, qui la parentesi è d'obbligo, insomma. E dalle mie ricerche, ma so che è così, insomma, la cooperazione negli anni, durante tutto, soprattutto la metà del Novecento, cosa fa la cooperazione? E dove c'è cooperazione c'è sviluppo, nel senso che la cooperazione è stata capace di mettere sul campo dei bravi dirigenti e dei bravi tecnici che hanno sviluppato in qualche modo l'agricoltura. Pensiamo all'avvento delle nuove tecniche, l'avvento della tecnologia, l'avvento della scienza, l'avvento dei fitofarmaci, della chimica, della meccanizzazione, è stata sviluppata anche dalla rete di bravi tecnici e dirigenti che ha messo in campo la cooperazione. Io che vengo da un territorio che è il territorio riminese, dove la cooperazione è meno vissuta rispetto al Ravennate, lo devo dire, c'è meno, si crede un pochino di meno nella cooperazione, questo mi dispiace, ma è così, lì il mare la fa da padrone. Mi accorgo che ci sono zone come la zona della Valconca, per dire, dove non c'è mai stata cooperazione e dove l'agricoltura è rimasta indietro. Quindi la cooperazione questo ha fatto. E questo ha fatto anche la frutta,
la frutta oggi è un po', vive un grosso problema dal punto di vista del reddito, però la frutta è stata nel Novecento una, ha garantito delle entrate importanti e soprattutto diciamo ha fatto anche sì, insomma, ha dato anche la spinta alla fine della mezzadria in qualche caso, no? Perché gli agricoltori o i mezzadri che riuscivano a mettersi via qualche soldo con la frutta sono stati poi in grado di comprare i poderi. Questo è quello che mi viene fuori, insomma.